Fugge al posto di controllo e getta una pistola dal finestrino, arrestato a Rende. I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Rende hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 28 anni, residente a Rende, indiziato dei reati di porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. L'indagine è nelle fasi preliminari. L'arresto scaturisce da un posto di controllo che i militari operanti, impegnati in un servizio perlustrativo, stavano effettuando nella zona di Quattro Miglia, durante il quale hanno notato in transito un veicolo di grossa cilindrata. Il conducente, però, nonostante l'alto intimato, anziché arrestare la propria corsa, ha aumentato bruscamente la velocità, generando così un pericoloso inseguimento. Nonostante sia stato invitato più volte di fermarsi, l'uomo ha continuato ad accelerare nel tentativo di distanziare i carabinieri e far perdere le proprie tracce. Incurante della segnaletica stradale, ha proseguito la corsa, effettuando una serie di manovre azzardate e pericolose per la propria incolumità e per quella degli altri utenti della strada, nonché dei numerosi avventori dei locali presenti sulle strade del centro abitato. Bloccato successivamente dopo aver identificato il conducente, i carabinieri hanno recuperato un oggetto che durante l'inseguimento era stato lanciato dal finestrino dell'auto. Scoperto così il motivo della fuga, perché è stata rinvenuta una pistola a tamburo Smith & Wesson con matricola in buono stato d'uso e funzionante, risultata appartenente ad un uomo di Cosenza defunto però nel 2020. L'arma sottoposta a sequestro sarà inviata al RIS di Messina per accertamenti tecnici e di natura balistica. Proseguiranno invece ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri di Rende al fine di chiarire le circostanze per cui l'uomo sia venuto in possesso dell'arma, non oggetto di furto. L'indagato quindi è stato arrestato per porto e detenzione di arma da sparo, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale e successivamente condotto presso il proprio domicilio in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall'autorità giudiziaria e in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Anziano turista muore per un malore mentre fa il bagno a Tropea. Un turista di nazionalità tedesca di 81 anni è morto a causa di un malore mentre stava facendo il bagno nel mare di Tropea. L'uomo ieri pomeriggio è andato a fare il bagno insieme alla moglie di 79 anni nelle acque antistanti la spiaggia del Resident Rocca Nettuno, dove la coppia alloggiava da qualche giorno. L'anziano, ad un certo punto, forse complice l'acqua fredda o uno sforzo più accentuato, ha avvertito un malore, verosimilmente dovuto ad un infarto che gli ha fatto perdere conoscenza. È stata la consorte a far scattare i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, mentre a recuperare il corpo ci hanno pensato gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri. Una volta portato a riva, ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'81enne. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Coppia di studenti attaccata dal branco, un battibecco scatena la violenta reazione. Un fenomeno allarmante che nonostante i controlli e le denunce ciclicamente si verifica. L'orario d'uscita delle scuole è diventata l'ora cruciale in città dove gli episodi di violenza tra studenti, tranne qualche eccezione, continuano a ripetersi. L'ultimo ieri intorno alle 14 nel tratto terminale di via Dante Alighieri e a pochi metri da Piazza Municipio, il tradizionale luogo di incontro della città più volte diventato teatro di risse tra ragazzi. In questo caso ad avere la peggio sono stati un ragazzo e una ragazza, studenti del secondo anno del liceo artistico Colao, aggrediti e picchiati da un gruppo di coetanei che frequentano altre scuole del capoluogo. Come accaduto per le precedenti aggressioni, futili motivi hanno innescato la spropositata e grave reazione del branco. Un battibecco, infatti, avrebbe fatto scatenare la molla della violenza. Da quanto si è appreso, lo studente e la studentessa dell'artistico erano da poco usciti da un locale pubblico della zona, quando pesanti apprezzamenti sarebbero stati rivolti dal gruppo di coetanei alla ragazza. Parole alle quali lo studente, che era assieme a lei, ha risposto. Insomma, uno scambio di colorite, battute generalmente e naturalmente destinato a rimanere tale, che però ieri ha dato fuoco alle polveri. Il branco, tra i protagonisti, presente anche una ragazza. Avrebbe a questo punto sbarrato la strada alla coppia, cominciando a colpire. Una sorta di vigliaccheria carica di gruppo, rivolta allo studente del Colao, selvaggiamente graffiato su tutto il volto e preso a pugni e calci, e all'amica colpita con violenti calci all'addome e alle gambe.
Entrambi i ragazzi aggrediti nell'immediatezza del fatto non sono ricorsi alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Il trambusto seguito ha richiamato sul posto i carabinieri della locale stazione, ma nel frattempo il gruppo di picchiatori aveva fatto perdere le proprie tracce. Poco più tardi, comunque, a segnalare ai carabinieri la gravità di quanto accaduto sarebbero stati i genitori dei due ragazzi, oggetto della violenza, attenzione del gruppo di coetanei con i quali, peraltro, non vi è nessuna conoscenza. Fatto sta che i militari della compagnia e della stazione hanno avviato indagini, attività a cui potrebbe fornire riscontri gli impianti di videosorveglianza presenti in zona. Si è escluso così l'ennesimo episodio di violenza di studenti accaniti contro ragazzi della loro stessa età. Una vicenda sconcertante, alla pari delle altre che l'hanno preceduta. Ai primi di maggio, infatti, risale il ferimento con un coltello di uno studente dell'istituto professionale, mentre qualche mese prima si era passati a un tentato omicidio, avvenuto nel corso di un fine settimana che aveva visto protagonista un ventenne, il quale, armato di pistola, aveva sparato nel centro di Vibo, ferendo un uomo, a violente risse tra giovani in rapida successione. Carcere, operatore aggredito da un detenuto. Una nuova aggressione si è verificata nel pomeriggio di ieri nella casa circondariale di località Castelluccio. Si tratta della seconda nell'arco di 8 giorni. Secondo quanto reso noto da Francesca Bernardi, segretaria territoriale UILPA Polizia Penitenziaria, un detenuto, già promotore di disordini nell'istituto di pena di Catanzaro, dopo essere uscito con la forza della propria cella nel reparto accettazione, approfittando dell'apertura del cancello per permettere il passaggio di un altro recluso, si è impossessato di una bomboletta di gas per fornelli da campeggio e l'ha violentemente lanciata contro un agente del corpo di polizia penitenziaria in servizio, colpendolo alla testa. Per l'operatore, al quale sono stati prescritti 5 giorni di prognosi, si sono rese necessarie le cure del pronto soccorso dello Jazzolino. Quanto accaduto è evidentemente indice di tensione, osserva Bernardi, ma anche ulteriore certificazione dello sfacelo complessivo in cui versa il sistema penitenziario. Il tragico fenomeno delle aggressioni agli operatori, infatti, investe pressoché tutte le carceri del paese e solo almeno 3 al giorno quelle gravi, con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Ministro della Giustizia e il Governo tutto, che restano colpevolmente inermi rispetto al dilagare della violenza. Riferendosi poi al disegno legge relativo alla realizzazione di casette dell'amore, la sindacalista rileva che si intendono realizzare proprio nel luogo in cui imperversa la legge del più forte e la violenza più becera. Secondo la segretaria della UILPA, non è più procrastinabile una rivisitazione del modello detentivo e l'organizzazione complessiva delle carceri. Va risolta la questione connessa ai detenuti affetti da patologie psichiche e urge l'adeguamento degli organici del corpo, mancati di 18.000 unità a livello nazionale e carenti anche a Vibo di un centinaio di operatori. Contemporaneamente, aggiunge, deve essere introdotto un aggravante al reato di lesioni personali, quando recati agli agenti penitenziari e al Ministero della Giustizia dovrebbe costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei detenuti che aggrediscono gli operatori. Infine il problema dei fornelletti in uso ai detenuti e della custodia delle bombolette di gas che li alimentano, tema su cui sarebbe necessario un intervento a livello centrale e una migliore disciplina e gestione a livello periferico. Bancarotta Ferrero, ex presidente Sampdoria, a giudizio ma torna in libertà. È stato rinviato a giudizio l'ex presidente della Sampdoria ed imprenditore Massimo Ferrero. Lo ha deciso il GUP del Tribunale di Paola al termine dell'udienza preliminare svoltasi stamani. Rinviati a giudizio anche gli altri 8 imputati coinvolti nell'inchiesta sul fallimento di alcune società del gruppo Ferrero che avevano sede in Calabria. Il giudice, accogliendo la richiesta dei suoi difensori, ha deciso di revocare gli arresti domiciliari a Ferrero, accusato di bancarotta fraudolenta e diversi reati societari, di cui deve rispondere in concorso con gli altri. Resta attiva invece l'interdizione dell'attività imprenditoriale. Il processo con rito ordinario è stato fissato per il 21 settembre prossimo. Insieme a Ferrero dovranno comparire in aula anche la figlia Vanessa, un nipote Giorgio e l'ex moglie Laura Sini. Gli altri imputati sono Giovanni Fanelli, Aiello Del Gatto e Roberto Coppolone, amministratori di alcune delle società fallite, e Cesare Fazioli e Paolo Carini. Al centro delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Cosenza, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, il fallimento di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico, LMSPA, Blu Cinematografica SRL, Blu Line SRL e Maestrale SRL, dichiarate fallite tra il 2017 e il 2020.
Dagli accertamenti sarebbe emersa una gestione spericolata di quella che viene considerata una costellazione di scatole cinesi, in cui, secondo l'accusa, l'unico Dominus era Viperetta. Ferrero era stato arrestato il 6 dicembre scorso mentre si trovava a Milano ed aveva poi ottenuto i domiciliari il 23 dello stesso mese su decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro. L'imprenditore non era presente in aula ed è rimasto nella sua casa romana. Corte d'appello Reggio Calabria di sequestro immobile ad ex moglie di Amadeo Matacena. I giudici della Corte d'appello di Reggio Calabria hanno restituito alcune unità immobiliari situate a Miami, USA, a Chiara Rizzo e sequestrate nel 2019, all'ex moglie dell'ex parlamentare di Forza Italia Amadeo Matacena nell'ambito dell'inchiesta Breakfast sulla latitanza dell'ex parlamentare. Lo rendono noto i legali della donna, gli avvocati Bonaventura Candido e Corrado Politi. I legali, in una nota, manifestano vivo compiacimento per il provvedimento depositato quest'oggi dai giudici della Corte d'Appello, che hanno restituito a Chiara Rizzo anche l'ultimo dei beni oggetto di sequestro eseguito nel lontano 2019. Dopo la restituzione della società e dei saldi dei personali, Chiara Rizzo è così ora rientrata nel pieno e legittimo possesso dell'intero suo patrimonio. Ci piace evidenziare che, con riferimento a Chiara Rizzo, i giudici, dopo aver dato atto che è rilevante appare la prova offerta dalla difesa, hanno sancito che la capacità reddituale ben poteva giustificare l'acquisto dell'immobile. Anche se a seguito di lunghe e complesse combattute vicende giudiziarie, concludono i due legali, ancora una volta il risultato quindi è evidente che il patrimonio di Chiara Rizzo è tutto di provenienza lecita. Scontro frontale tra due auto a Gizzeria, tre feriti, interviene l'elisoccorso. Grave incidente stradale nel pomeriggio sulla strada statale 18 a Gizzeria, due auto, una Fiat 500L e una Land Rover, si sono scontrate frontalmente. Secondo quanto appreso, tre le persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e personale del 118 con due ambulanze. Chiesto l'ausilio anche dell'elisoccorso per trasportare il conducente del SUV, rimasto ferito in modo grave presso l'ospedale di Catanzaro, mentre gli altri due feriti, una coppia, sono stati estratti dall'abitacolo e trasferiti all'ospedale di Lamezia. I primi ad intervenire appena successo il sinistro sono stati una coppia di coniugi, lei infermiere del 118 di Cosenza, lui carabiniere della compagnia di Lamezia Terme, entrambi liberi dal servizio. È il secondo incidente verificatosi nella zona del giro di 2 giorni. Disagi e rallentamenti al traffico nel tratto di strada interessato dal sinistro durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del sito ad opera dei vigili del fuoco. Sul posto presente anche personale ANAS per quanto di competenza. Sant'Andrea, entro 7 giorni saranno rimosse le barche abbandonate. Saranno rimosse entro 7 giorni le barche abbandonate sulla spiaggia di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Dopo il servizio andato in onda ieri sulla nostra emittente, il sindaco della cittadina ionica, Nicola Ramoggida, lo ha annunciato ai nostri microfoni. Inoltre, il primo cittadino interviene sui lavori causati dal maltempo di questo inverno. Sì, quello delle barche è un problema, però noi già lo stiamo affrontando, ma lo stiamo affrontando in modo molto pratico, perché noi in settimana, quindi si tratta del 25-26 di questo mese, domani o dopodomani, incontreremo la MEA, che è la società di raccolta rifiuti solidi urbani a Sant'Andrea, per fare una raccolta speciale. Abbiamo già individuato le barche, verrà fatto precedentemente questa raccolta, questa eliminazione di queste barche abbandonate, prima della pulitura del verde che sarà fatta a tempi brevissimi, però già noi l'anno scorso avevamo previsto la raccolta di 2 o 3 barche che erano lì state messe perché, come ci dice l'azienda, le barche sono barche in resina, quindi è una raccolta particolare, quindi bisogna anche trovare una discarica speciale che accolga questi rifiuti speciali. Noi ci siamo mossi, quindi un paio di giorni e avremo il piano proprio per la pulitura e l'eliminazione di queste barche, che sono anche un problema per noi, non è solo un problema giornalistico o altro. Sindaco, comunque cambiamo argomento, continuano i lavori per quanto riguarda le lesioni costiere.
Sì, i lavori contro l'erosione costiera è un successo di questa amministrazione, fortemente voluti questi lavori perché Sant'Andrea era stata dimenticata nel 2010, 2011, 2012 e quindi nel 2015 noi avendo fatto nostre tutte le proteste contro l'erosione costiera di Sant'Andrea siamo riusciti a rientrare in questo progetto. È chiaro che il progetto non è definitivo, né tantomeno la situazione adesso è allegra perché deve ripascere la spiaggia. Deve arrivare questo materiale sabbioso dal mare perché i pennelli hanno questa funzione, la T, quella di proteggere le onde, dalle onde, dalla forza delle onde la nostra spiaggia, mentre l'altro braccio ortogonale alla nostra spiaggia serve proprio per trattenere la sabbia. E questo sta ricrescendo, c'è l'ultima parte della spiaggia che sta ricrescendo, i lavori ancora non sono terminati. Pensiamo di fare un ultimo passaggio in questa settimana, perché poi a fine mese, non so se la Regione Calabria o la Capitaneria di Porto interromperà i lavori nella spiaggia, però noi siamo lì. Siamo pronti e oggi stesso abbiamo parlato sia con il RUP perché c'era la dottoressa Chiodo che con il direttore dei lavori, la dottoressa Saraco, l'ingegnere Saraco, in questa importante manifestazione di oggi contro gli incendi boschivi, per cui noi siamo sempre lì su questo argomento importante che è l'erosione costiera. Noi ci siamo e non lasceremo nulla di intentato. 10 giorni per lasciare il Palasport, il comune sfratta la SD Nausica. 10 giorni per sgomberare il palazzetto dello sport, il consigliere comunale con delega allo sport Vito Cosentino sfratta la SD Nausica Calcio a 5 dall'impianto sportivo comunale e scoppia il caso. La diffida reca la data del 13 maggio scorso, alla vigilia della promozione della squadra in C1, e in una lunga lettera di risposta indirizzata al consigliere e al sindaco Nicola Ramoggida, la società sportiva Andreolese si sfoga contro lo sfratto del palazzetto dello sport. Una vicenda che nella piccola cittadina ionica ha scatenato un vero e proprio putiferio, anche alla luce delle recenti soddisfazioni sportive che la società ha regalato ai tifosi, sostenitori e in generale alla comunità andreolese. Casus belli sarebbe stata l'introduzione di un frigorifero e di un forno elettrico all'interno della struttura, ritenuti dall'amministrazione non confacenti alla destinazione d'uso dell'impianto sportivo. Ci teniamo a precisare, ha messo nero su bianco il direttivo, che questa società non vuole certo sottrarsi da responsabilità o nascondersi dietro a un dito per condotte che esulano dal rigido concetto di attività sportiva e che sono state realizzate all'interno della struttura. Invero, l'attività posta in essere da un singolo collaboratore, non più appartenente alla società in assenza e all'insaputa di dirigenti, è stata tempestivamente stigmatizzata dal direttivo, assicurandosi che l'accaduto non si ripresentasse e che dallo stesso non fosse scaturito alcun pregiudizio. Per la società la diffida di sgombero inviata dal consigliere Cosentino non è una vera e propria contestazione, ma evidenza un risentimento personale diretto a dipingere questa società come responsabile di chissà quale esorbitante da esagerata azione. La condotta recriminata, seppur criticabile, continua il direttivo, non meritava una lettera di quel tenore, culminata con la specifica intimazione di sgombero entro il termine di 10 giorni. Il tutto provocando notevoli difficoltà per reperire un luogo dove trasportare e custodire gli effetti appartenenti alla compagine, in quanto non detentori di una sede sociale assegnata. Una lettera piena di amarezza che ha suscitato ondate di solidarietà da parte di tutti gli appassionati di sport e dei sostenitori della società sportiva, nata nel 2017. Il direttivo, infatti, non nasconde la delusione di non aver mai ricevuto il sostegno dell'amministrazione, ma di aver potuto contare solo ed esclusivamente su quello degli atleti, dei tifosi, dei collaboratori e degli sponsor che hanno creduto nella SD Nausica C5. La società ha colto l'occasione anche per togliersi quel sassolino dalla scarpa. Questa società si è fatta carico innumerevoli volte, ha scritto il direttivo, di procedere a riparazioni e pulizie straordinarie, perché chi aveva utilizzato prima di noi il palazzetto non aveva avuto alcun rispetto per lo stesso, senza considerare le molte volte in cui abbiamo proceduto, a nostre spese, a rendere utilizzabile la struttura con vere e proprie bonifiche interne ed esterne. Pastrocchio dei gadget, il sindacato bacchetta occhiuto.
Le dichiarazioni del presidente Occhiuto, apparse sul suo profilo Facebook e riguardanti la revoca di un provvedimento dirigenziale e la rimozione del dirigente regionale che lo ha adottato, ci lasciano basiti e profondamente perplessi. È quanto inferma in una nota il sindacato regionale Direl, che stigmatizza in una nota la delegittimazione attuata sui social dell'intera categoria dirigenziale ed esprime profonda solidarietà ai colleghi dirigenti coinvolti nella vicenda. Si rammenta che l'ordinamento giuridico italiano è caratterizzato dalla separazione tra la sfera politica e quella gestionale amministrativa, sicché gli organi politici non possono interferire sull'adozione di provvedimenti dirigenziali e non possono revocarli, modificarli o annullarli, essendo tale potere in capo ai dirigenti stessi, né tantomeno l'organo politico ha il potere di rimuovere i dirigenti che adottano provvedimenti non graditi. Nella fattispecie, spiega la nota del sindacato, occorre rilevare che il decreto del dirigente del settore numero 5443 del 18 maggio 2022 ha ad oggetto l'affidamento della fornitura dei gadget da parte di una ditta selezionata ai sensi di legge mediante procedure MEPA ed esplorazione di mercato e richiesta di preventivi, per come si evince dal medesimo decreto, in conformità e attuazione del piano esecutivo annuale d'immagine e promozione turistica 2022, di cui alla delibera di giunta 59 del 2022. Si sottolinea altresì che i singoli provvedimenti dirigenziali non devono essere supervisionati dal Presidente della Giunta regionale, poiché, ove si avvalorasse tale prassi, si pregiudicherebbe l'imparzialità ed il buon andamento della PA. Nella fattispecie, il provvedimento dirigenziale è stato sottoposto ai controlli di rito prima di essere registrato e numerato. In ogni caso, continua la nota, ove l'organo politico avesse avuto delle riserve da manifestare nei confronti della legittimità del provvedimento, della sua conformità alla delibera di giunta 59 del 2022, avrebbe potuto formulare i dovuti rilievi alla dirigenza in forma rituale ed ai sensi di legge e non mediante l'uso dei social. Infine, si ritiene davvero infelice l'affermazione: tutti, anche i dirigenti, devono sapere che da me si è cambiata la musica. Frase gravemente lesiva della dignità dei dipendenti pubblici. Questa organizzazione sindacale si riserva ogni azione opportuna a tutela della dignità della categoria dei dirigenti. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Da Chiaravalle Centrale un secco no all'eolico. Nessun nuovo impianto eolico che danneggi territorio e paesaggio in Calabria. È questo l'impegno che i nostri consiglieri regionali, Ferdinando Laghi e Ernesto Alecci, hanno preso con convinzione in occasione dell'incontro pubblico, molto partecipato, a Chiaravalle, sulle opportunità e i rischi derivati dalla diffusione di impianti di produzione di energia pulita nella nostra regione. Ad organizzare l'evento le associazioni WWF, LIPU, Italia Nostra, Forum Ambientalista, Laboratorio Territoriale di San Lorenzo, e Condofuri, è Movimento Ambientalista delle Preserre. No, io ho detto che sono fermamente contrario all'installazione di nuovi parchi eolici perché la Calabria oggi produce il 180% dell'energia che consuma, dall'altro ne produce circa credo il 15% attraverso i parchi eolici, oltre poi al solare e altre fonti, e oltre a delle centrali che invece ancora utilizzano dei combustibili. È giusto sostituire questa produzione che utilizza appunto dei combustibili fossili con energie rinnovate, energie pulite. Ma questo è un processo che si deve fare con grande attenzione rispettando il territorio, sfruttando soprattutto altre forme, come per esempio il fotovoltaico e il solare, senza sfregiare le nostre montagne. Il 90% dei parchi eolici che sono presenti oggi in Italia sono nelle regioni del sud. Quindi stiamo diventando la riserva energetica di tutto il nostro territorio nazionale, in maniera eccessiva, distruggendo i nostri territori e le nostre montagne. Quindi vanno bene le energie rinnovabili, ma energie rinnovabili che non deturpino e non sfreggino in maniera poi irreversibile i nostri territori, che devono vivere di turismo e che devono essere tutelati perché la Calabria è un patrimonio naturalistico, paesaggistico, straordinario e sarebbe un errore irreparabile, irreversibile rovinarlo. Presso il Teatro Comunale di Soverato si è tenuto un convegno dal tema Rischio incendi. Il Piano regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, organizzato dal Soroptimist International Club di Soverato, dalla Regione Calabria dell'azienda Calabria Verde e dal Comune di Soverato. La relazione è stata del dottor Francesco Cufari.
Assolutamente, queste azioni che facciamo nel territorio, siamo contenti di aver partecipato a questo assoverato, sono fondamentali perché dare l'informazione giusta sia agli amministratori ma soprattutto ai ragazzi risulta essere fondamentale per evitare poi che effettivamente il numero degli incendi siano elevati, sia perché ci aiuta a creare senso civico e quindi a rispettare un po' più l'ambiente, ma anche perché ci crea delle vedette territoriali che nel caso di inizio di un incendio facciano subito la segnalazione e quindi ci permettono di intervenire. Come si può sconfiggere l'incendio? L'incendio si può sconfiggere soltanto in una maniera, non certo spegnendolo quando è già acceso, ma bisogna evitare che l'incendio parta. Quindi è fondamentale una giusta comunicazione e una giusta informazione per creare senso civico nelle persone. Anche perché non c'è nessun interesse con le leggi attualmente esistenti ad appiccare un incendio, perché nelle aree colpite da incendio per 10 anni almeno non si può fare niente, non si può pascolare, non si può andare a caccia, non si può raccogliere funghi e non si può costruire. Quindi se non una mente pazza, chi potrebbe avere questa intenzione di accendere un incendio per fare che cosa? Solo per creare un danno. Sensibilizzare è molto importante. Abbiamo visto che questi ragazzi, questi studenti sono stati molto attenti alle sue dimostrazioni con il video. Sì, sono rimasto particolarmente contento perché catturare l'attenzione dei ragazzi è molto difficile, però significa che questi ragazzi hanno un'elevata sensibilità, quindi sono educati bene e capiscono come sia fondamentale preservare il nostro territorio, perché i danni li riceveranno loro nel futuro se noi non interveniamo adesso a evitare incendi o comunque dissesto idrogeologico o comunque fenomeni che possono favorire il cambiamento climatico. Una relazione che è stata definita interessante da parte della dottoressa Olga Saraco, dirigente regionale. Sì, allora il mio club, il club Sor Optimus, è sempre attento alle problematiche sia di tipo sociale ma anche di tipo fisico del territorio, ha inteso quest'anno proporre e pubblicizzare quello che è il manifesto contro gli incendi boschivi. Il manifesto contro gli incendi boschivi, che sarà a breve distribuito a tutti i comuni, sarà esposto negli enti pubblici, noi lo daremo pure alle scuole, e contiene le buone pratiche che bisogna mantenere per prevenire gli incendi boschivi oppure far fronte agli incendi boschivi. Spegnere un incendio non è una cosa semplice, intanto bisogna partire da prima alla prevenzione, che è la prevenzione che in parte noi oggi abbiamo fatto prevenzione con questa attività di sensibilizzazione. Dopodiché c'è l'attività vera e propria, la prevenzione che si fa andando a ripulire i boschi, creando delle vie tagliafuoco, e poi c'è la lotta attiva quando c'è l'incendio e veramente si interviene. Non è facile intervenire sull'incendio e spesso anche la persona che va a spegnere l'incendio mette a rischio la propria vita se non è ben istruita ed equipaggiata. Noi l'anno scorso abbiamo visto gente che si è messa a difendere il proprio potere, soprattutto ecco nella zona dell'Aspromonte, e poi è morta. Non basta dell'acqua per spegnere un incendio, ecco, ci vogliono delle strategie, perché tutto dipende anche dal calore che c'è in giro, dalla ventilazione. Quindi come club oggi abbiamo ho fatto questa giornata di sensibilizzazione e la Regione Calabria, dove pure io lavoro, è stata pronta ad intervenire, perché è una parte molto importante, insomma, divulgare questo piano di prevenzione incendi. Si chiama Piano AIB, Piano Antincendi Boschivo. È redatto dall'UOA Foreste, Forestazione, Politica delle Montagne e Difesa del Suolo, diretta dall'ingegnere Pallaria e coordinata anche dall'ingegnere Cerchiara. L'ingegnere Cerchiara era presente qui con noi. E poi braccio operativo per la messa in pratica del piano AIB antincendio boschivo e Calabria Verde, l'azienda Calabria Verde. Noi pensiamo ai nostri operai idraulico-forestali, che però sono degli operai altamente specializzati per intervenire sugli incendi. Oggi abbiamo avuto qui con noi il dottore Oliva, che è il commissario di Calabria Verde, e ci ha spiegato come la messa in pratica del piano antincendio boschivo prevede la partecipazione di tutta una serie anche di enti. Vigili del fuoco, le associazioni, e ci ha detto una cosa molto importante, nuova quest'anno per la Regione Calabria: a breve uscirà un bando per le associazioni che sono disponibili a prendere
prendersi cura di un pezzo di bosco e per la cura che faranno al bosco, evitando che si inneschino degli incendi, avranno una premialità. Quindi si passa dalla fase di interventi, perché si va ad intervenire sui fuochi, ma si premia invece chi si occupa, chi lavora per fare in modo che i fuochi non vengano appiccati, per chi lavora per fare in modo che il territorio resti libero dagli incendi. Quindi è una nuova maniera di vedere le cose e quindi insomma io ringrazio i colleghi, poi c'è stata anche la mia collega la dottoressa Giovanna Chiodi e poi il dottore Cuffari che voi avete già intervistato e che veramente ha fatto una relazione veramente tecnica ma anche molto comprensibile per i nostri studenti che vedo sono stati molto interessati. Presenti le amministrazioni comunali di Badolato e Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Sì, è stato un convegno molto importante e partecipato, rivolto soprattutto alle scuole, quindi ho apprezzato molto. Rappresento la mia amministrazione comunale e ho potuto appunto apprendere l'importanza e gli obblighi che anche i comuni hanno in questo ambito. Allora, i comuni hanno degli obblighi da rispettare, quindi sicuramente è stato molto importante assistere a questa dimostrazione e partecipare a questo convegno proprio per questo. Prevenire è meglio che curare. Sì, si è parlato molto della prevenzione ed è importantissima come in tutti i campi, anche perché si avvicina la stagione estiva e quindi sappiamo bene di quanto è importante. È importante, salve intanto, ringraziamo Soroptis per l'invito e per la qualità anche della giornata. La prevenzione incendi è ciò che ci potrebbe salvare, perché la Calabria è una regione bellissima con tanto spazio dedicato ai boschi, però ha un terreno impervio e quindi raggiungere questi boschi che sono percorsi da incendi è improbabile raggiungere proprio questi incendi in tempi brevi. Perciò è la prevenzione. Noi siamo qui proprio per questo, per capire come muoverci, per aiutarci. Abbiamo un gruppo di protezione civile comunale che è molto attiva. Ci siamo già mossi, abbiamo già approvato noi la delibera sul catasto incendi di quest'anno con la segnalazione delle aree che sono state percorse l'anno scorso di incendi. E la prevenzione noi la facciamo con le forze che abbiamo. È chiaro che se avessimo più forze, se ci fossero più carabinieri forestali, se ci fossero più uomini sarebbe più semplice. Però ognuno di noi, se fa il proprio dovere, dovremmo avere una situazione decisamente migliore. Seguiremo con attenzione tutte le prescrizioni e tutte le indicazioni che ci sono pervenute oggi da questo piano antincendi perfetto, molto buono. Soddisfatta la presidente del Soroptimist International Club di Soverato, Carmela Pisano. Sì, grazie a Tele Ionio per la sua costante presenza nei nostri eventi. È stato un momento molto interessante, formativo e informativo, una prevenzione a quello che è il rischio degli incendi che la scorsa estate ci ha flagellati. In alcuni casi ha lambito i nostri paesi, è arrivato dentro le case e nella zona del Regino ci sono stati anche dei morti. Quindi parlarne, fare formazione, informazione e dare delle buone prassi affinché si possano limitare i danni e si possa limitare anche il verificare appunto degli incendi. Abbiamo cercato di essere operativi quanto più possibile, dai relatori abbiamo appreso delle buone informazioni, spero che i ragazzi ne facciano un buon uso e anche noi adulti, perché quando c'è un incendio si perde una parte della nostra identità, boschi distrutti, alberi secolari che vanno a fuoco, vallate intere, senza contare poi che questo può portare anche al rischio idrogeologico. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo vigilare e ognuno nel nostro piccolo deve fare la sua parte. Io devo ringraziare l'ingegnere Olga Sarago, che è una socia del club, che si è attivata per la realizzazione di questo evento in poco tempo. Devo ringraziare i relatori, i sindaci presenti, i ragazzi e le socie del mio club, che sono sempre pronte ad attivarsi per la buona riuscita di ogni manifestazione. A Chiaravalle una nuova ed elegante struttura al servizio dei cittadini. Nuovi ambienti moderni e funzionali per il COIFEUR Gregorio Catricalà. La clientela sarà servita nei nuovi locali, siti su Corso Gregorio Staglianò, a pochi metri dalla vecchia struttura. Alla cerimonia d'apertura tanti amici e parenti, la benedizione del parroco della cittadina delle Preserre, Don Roberto Celia, ha sancito l'evento, applausi calorosi, prosecco per tutti e gli auguri da parte nostra all'amico Gregorio. E le sue sorelle non stanno qui da noi e si scandalizzavano di lui. Preghiamo. O Dio creatore e padre,
che ha affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo perché mediante il lavoro si faccia uno strumento della tua provvidenza, benedici quanto usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo esercizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrono a bene di tutti. Chiedi di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore, grazie in noi, o Padre del Signore, questa acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce. Amen. A posto. A Cardinale uno spettacolo da Champions. Come avete potuto vedere dalle immagini che ci sono arrivate in redazione, una coreografia da Champions realizzata dai tifosi dalla SD Domenico Aspro per la gara che vedeva impegnati i ragazzi della categoria giovanissimi che hanno superato i pari meriti dell'Esperanza Catanzaro con il punteggio di 2-1 grazie alla rete realizzata da Tassone sul rigore e il raddoppio di Jorfrida, gara valida per la prima di andata dei play-off provinciali. Una vera bolgia questa vista allo stadio comunale di Cardinale, con gli ultra locali che con il loro incitamento hanno spinto l'11 del Duoraso Mantello ed una vittoria che dovrà essere difesa fra 7 giorni allo stadio di Catanzaro. Questi gli 11 che sono scesi in campo: Meliti, Principe, Perrelli Antonio, Fiumara, Perrelli Giuseppe, Corapi, Jorfrida, Monteleone, Iozzo, Costa, Tassone. Mentre per mercoledì 25 maggio, sempre allo stadio comunale di Cardinale, ci sarà l'incontro di calcio categoria allievi, che vedrà opposto lo ASD Domenico Aspro contro i pari meriti della Promosport nella gara dell'andata dei play-off provinciali Under 17, con inizio alle ore 17, una gara da non perdere.